Il film che affronteremo oggi vede alla regia Ron Oliver, direttore e sceneggiatore di vari episodi delle serie televisive Piccoli Brividi e Paura del Buio, nonché di una sfilza di film per la TV che, niente, non ne conosco uno, quindi chissene. Comunque non è uno sfornaccio fake seriale. Ma nemmeno un gran nome se è per questo. Diciamo che c'è speranza. Nel 2005 Oliver sforna Blood Angels e... Ma che schifo di locandonza! Ne fa tanto uno? Certo che no. Ma che problemi ha quella ragazza? L'hanno presa a pugni. Santo cielo, ma quel sangue ce l'ha disegnato un ragazzino. E datevi una calmata, non si giudica un libro dalla copertina, no? Ma non dovevamo guardare un film? È un modo di dire. Bene, si alzi il sipario. In principio era il Verbo, e il Verbo era Belial. E che vuol dire belialare? Ma no, Verbo è anche un termine arcaico per indicare parola. Arcaico? Cioè... Se, qui facciamo notte. Era solo il nome di un demone. Benissimo, soliti casini religiosi. Allora, nell'Antico Testamento Belial viene indicato come un demone, mentre nel giudaismo è un sinonimo di Satana. Quindi è un demone o un... Qualche volta viene definito come il serpente che tentò Eva, secondo un inquisitore francese del XVI secolo è un angelo ribelle stile Lucifero. E nella Bibbia versione vulgata è anche il nome di un torrente della morte, nonché il padre degli uomini empi. Che casino! Già. Catenare la rabbia della bestia che divenne carne. E la carne divenne un libro, il Necromanacot. Ha detto? Il necro che? Il Necromanacot. Sarà una versione taroccata del Necronomicon. Oh no, ho sbagliato libro. La leggenda narra che tra queste pagine c'è un incantesimo così potente che il solo decifrarlo può portare il lettore alla pazzia. Sì, ho visto dei libri così. Normalmente sono quelli che non compra nessuno. Quindi anche il tuo. A proposito, quando mi paghi la percentuale? Percentuale su cosa? Sul libro, cavron. Se non hai fatto niente. Appunto, se chiama protezione. Ne riparliamo dopo. Allora, un tizio rincasa e a quanto pare... Perché in alcuni horror inseriscono questo bisbigliare, insomma, non è inquietante. Vero, sembra più un ritrovo di anziane intente a lavorare a maglia mentre sottovoce pronunciano il rosario. Vale poco! Ma invece delle vecchie, al piano di sopra ci sono 5 tizie incatenate in una stanza bianco coma. Oh, che strano, non ce n'è nemmeno una bruttina o leggermente sovrappeso. Il film si intitola Blood Angels, non Facce da Balera, e per quanto riguarda la bellezza è un discorso soggettivo. Ora, il tipo consegna la cena alle ragazze. Stavolta vi leccherete i baffi. Tutto chiaro. Ma tutto chiaro cosa? Stanza bianca, incatenate, provano interesse nella carcassa di un animale. Siamo in un manicomio e quelle sono... Sai benissimo che non è vero. Forse, ma è comunque verosimile, lo ammetta. Non mi esprimo. Allora, c'è una sesta ragazza che si rifiuta di presenziare al... diciamo banchetto, va. Roxy! Ma è solo enigmistica? Purtroppo no. Il babbione viene impalato a tradimento e... Maledizione! Odio i topi. Che esagerazione! Cioè, la prossima volta presenta un reclamo scritto, che diamine! Ma smetta di fare lo scemo! Se, Roxy prende le chiavi e libera il gruppo. Ma la ragazza violenta è quella che si è privata di un piede. Pare di sì. Come ti senti, Roxy? Giuro che per un po' non voglio più sentir parlare di gatti! E come è arrestato l'emorragia? Intendo dire, basta un minuto per morire dissanguati. Sinceramente, non lo so e non mi interessa. Le ragazze raggiungono un'auto. Accidenti! Veloce, Brigitte! Ci sto provando! Speriamo che non guida quella senza un piede, sennò sai che casino coi pedali. Ma qualcuno o qualcosa è in agguato. Intendo dire, sono dentro un'auto, non su un tagadà. Insomma, non dovrebbe esserci un tettuccio. Allora, secondo te, perché questi passaggi avvengono nel buio più totale? È per non consentire allo spettatore di rendersi conto di cosa... stia succedendo, esatto. Quindi una ragazza viene presa, le altre filano via, ed ecco il cattivone del film. Femmine. Ma quello è... accidenti, è troppo buio, ma è qualcosa di familiare. Il film è finito! Sono i titoli di testa, idiota. Qui si conclude la brillante introduzione. Ma se non si è capito niente, chi è sto Beniardo? Chi sono quelle lì? Chi è sto...
questo rubacuori. Ogni cosa a suo tempo, spero. Allora, una tizia è da qualche parte. Congratulazioni, bella presentazione. Che diavolo significa una tizia è da qualche parte? Guarda, è la descrizione più diretta e completa che posso fornire, vista la situazione. E comunque si capisce. Che c'è di brutto? Andiamo avanti. Una tizia è da qualche parte quando... Numero sbagliato. Ma come ha fatto a non notarli prima? Insomma, è da sola in quello che sembra un mega parcheggio deserto. Magari i due se ne stavano nascosti in attesa del momento giusto. Dai che voglio fare una domanda inopportuna a tradimento. Zitto che ci scopri! Ora, ora, e ci sarà tacchi. Mentre aspetti puoi farci compagnia. Con noi il divertimento è sicuro. Secondo me è vero, cioè quello c'ha pure le carte dietro al giubbotto. Ma che vuol dire? Allora lui cos'è, un ladro patentato? Chi è il cavron? E perché, scusa? Hai visto quella maglia? Sì, e allora? Cioè, sono i protagonisti di Lupin con quelle di occhi di gatto. Devo essere un ladro anch'io per indossarla. Certo, altrimenti perché ce l'hai? Forse perché avevo un appuntamento fisso con loro tutte le volte che tornavo da scuola. Intende con i loro show, meglio specificare, con te non si può mai sapere. In ogni caso è molto carina, l'hai presa su... Su pampling.com. Questo nome non mi è nuovo. Che è? Io mi arrendo. Pampling.com è un sitarello per mezzo possibile acquistare vestiario nerd di qualità. T-shirt, felpe, scarpe, calzini, accessori, cover per cellulari e much more. E anche roba da marioni, capito Fangio? Mi spiace, non compro nada dal 1992. In ogni caso, utilizzando il codice T-Scream tutto in maiuscolo durante l'acquisto si ha il diritto al 15% di sconto. Preferisco il mio 100%. Trovate il link al sito della Pampling qui sotto in descrizione del video. Possiamo tornare al film? Sì, dov'è che eravamo? Ah sì, dal nulla salta fuori una mandria di maniaci seriali. Immagino che anche tu abbia qui. Allora perché non andiamo a casa e ci riscaldiamo, eh? Non è il problema, perché fai andare? Probabilmente nei pavaggi deve esserci un raduno di camionisti o qualcosa del genere. Mi dissocio, i camionisti non sono maniaci seriali. Bestemmiatori da competizione, forse, ma maniaci proprio no. Immagino un camionista veneto. No, no, immagino un prete che chiede un passaggio a un camionista veneto. Si può sapere di che diavolo state parlando? Niente, niente. Ah, salta fuori anche Leslie, una delle ragazze viste prima, nonché la sorella di questa tizia che sembra uscita dalla casa nella prateria. Avete voglia di divertirvi? Leslie! Quindi dalla posa è palese che... Giocano al sasso carta forbici? No, che Leslie è la Van Damme della situazione. Comincio a capire perché era incatenata. Sì ragazzi, carichiamo uno alla volta, così forse si stanca prima e potremo sopraffarla. Come nei vecchi film di arti marziali, in sostanza. Sì, ma con molta meno originalità nelle coreografie d'azione. Molto divertente. Ma non dovete farlo mai più, è chiaro? Ok, allora, che senso ha dire... Ma non dovete farlo mai più, è chiaro? Se poi li fai fuori... Espor intimidir. Sì, ma tanto li ammazza. Por intimidir lo spettatore, scavron. Lasciamo perdere, forse è meglio. Sì, ma dove hai imparato a combattere così? Da quando sono andata via la mia vita è un po' cambiata. Già, ti hanno tipo rapita, incatenata, nutrita con topi morti e insegnato il Krav Maga a tempo perso. Quindi conosci gli incantesimi? No, il Krav Maga non c'entra niente. Ma perché ti rispondo? Ma ste magie le fa o no? Il film punta così il riflettore su due imbecilli in coda per... Sembra che tu non sia mai stato un re prima. Infatti, neanche tu. Sta zitto. Ma quello è... Sì, Sean Roberts, ergo l'Albert Wesker nella saga cinematografica di Resident Evil. E perché siamo ad un rave? Perché pare essere la destinazione delle due sorelle. Sì, non si vedono da tanto e personalmente mi aspettavo, non lo so, una casa, un nascondiglio, una caverna, un tugurio. Ma, insomma, niente domande. Wow, wow. È meraviglioso. E non hai ancora visto niente, sorellina. E ci credo, con quel buiame tanto se ne esce a camminare senza inciancare addosso alle cose. A quanto pare l'intera baracca è gestita dalle fuggiasche dell'intro e... Cip, 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 cip. Pronto? Ross, sei tu? Sì, chi parla? Senti, hai presente Blood Angels 2005 di Ron Oliver? Oddio.
Dio, quello con le tizie incatenate che scappano e... Esatto, proprio quello. Allora, sono fuggiarche e devono rimanere nell'ombra. Perché avviano un'attività organizzata con tanto di selezione all'ingresso e a giudicare dal numero di clienti presente e pubblicità a fiumi? Perché è un B-movie maschilista e nei B-movie di questo tipo l'intelligenza delle donne è inversamente proporzionale alla loro bellezza. Ah, quindi dici che sono semplicemente cretine e il film lo sa? Esattamente. Oh, grazie di tutto. A chi parla? Le sembrava il caso di importunare una collega? Senti, sono stufo di sentire le vostre idiozie. Per una volta volevo una risposta competente. E allora chiedi a me, io ero ripetente. Ci avrei scommesso. Dopo chilometri trascorsi camminando in pista, le due sorelle giungono al... Oh mio Dio, non ti piace? Vuoi scherzare? È fantastico. Vivete tutte qui. Sei tu l'intellettuale della famiglia. Stai scherzando per caso? Perché le candele? Non vedi il buio? Forse non hanno la luce, scemo. E sarebbe questo il genere di interventi competenti che dovrei aspettarmi da voi? Però la domanda è legittima. Che ragione c'è di ricorrere a una fonte di luce da 7 ore scarse quando risiedi in un locale dove il consumo energetico è a livelli industriali? Perché vende l'ambiente dark gothic, no? E a che pro? Uno come te non può capire. E meno male, oserei dire. Leslie nota dei segni sul polso della sorella. Oh mio Dio. Incidente con una grignata? È successo anche a me una volta. Credo si tratti di un tentato suicidio, idiota. Suicidarsi a una grignata? Caspio, il cibo deve fare schifermimo. È stata così dura. Soltanto quando papà iniziava a bere. Ah, pure il beveraggio allora. Flashback a caso. Leslie accetta l'invito di uno sconosciuto ed entra in casa sua. Grazie, Renny. Dannata penombra, cioè, quel profilo non mi è nuovo, ma... Mel Gibson? Sì, vagamente potrebbe ricordare lui, ma non saprei. Nah, non può essere Gibson, il film è uscito in epoca pre-scandali e il suo cachet era un tantino proibitivo. Spero ti piaccia lo champagne, questa è un'annata speciale. È nella mia cantina da secoli. Che schifo, sarà olio ormai! Primo, al massimo aceto, e secondo, lo champagne è il vino più longevo del mondo. Ah! E che è longevo? Si conserva più a lungo. Tipo Gianni Morandi? Una cosa del genere, sì. E sapevo che saresti stata mia. Oddio no, è un vampiro. Cioè, stiamo guardando un film sui vampiri. Non mi sembra esattamente entusiasta della questione. Odio i vampiri. Curioso, e perché di grazia? Twilight, Dracula 3D, Dracula 3000, La notte dei vampiri, A cena col vampiro. Ok, ho capito. Tornando al presente, la nuova arrivata fruga un po' in giro e trova... Oh no, la sorella è una dentista! Sinceramente, è quello che penserei anch'io. Bella, vuoi ballare con me? No, ringrazio. Cisco non accetta no come risposta. Allora Cisco dovrebbe evitare di porre una domanda che preveda un sì o un no come risposta. Se chiama ed occasione. Non sono d'accordo. In ogni caso, presente Wesker. Allora, osserva la scena e... Scusa se vi interrompo. Beh, è arrivato Ricky Cunningham. Non capisco l'analogia. Non è rosso, non ha le lentiggini e... Credo che sia per... sminuirlo? Vabbè, chi se ne... Non mi piace essere toccato. Allora questo non ti piacerà. E Vin Diesel è sistemato. Anche Wesker a quanto pare, e di certo non ha fatto una bella figura. Da bere gratis! Cioè, non ho capito bene la politica del locale. Ad ogni rissa scatenata un giro gratis di beveraggio? Dove diavolo siamo? Al Fight Club? È davvero un inno alla violenza. Vabbè, in ogni caso la sorella di Leslie conosce Lynn e scorta Albertone al bancone. Dopo che si è ripreso, dagli una birra. Offro io. Grazie. E via con sta storia dell'offriamo noi. Offre la casa. Offro io. Da bere gratis! Cosa vuoi che sia? Indebitarsi di qualche migliaio di dollari? Non tutti sanno gestire gli affari. In particolar modo le persone mentalmente instabili. Vabbè, allora torna il Vin Diesel dei poveri, riacquista i sensi e si trova in balia di un'altra delle protagoniste. Completamente svestito davanti a una sconosciuta. Mi devo spaventare? Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! E questo sempre perché ha scatenato la vista? Vabbè, comunque la sorella di Leslie, cioè la ragazza senza nome,
Cioè, non posso continuare così. Ascolta, Paul, per cortesia, cercami il nome di costei. Quindi c'è Ashley. Ashley. Potevo arrivarci anche senza saperlo. C'è sempre una Ashley in film come questo. E sono tutte banalissime e insipidi. Fate eccezione per Ashley Joanna Williams. Che è una tennista. Diciamo un bravo ragazzo, ma torniamo al trasciume di Blood Angels. Allora, Ashley spia Diesel e... Ora, perché quella posa? Insomma... Cosa la spinge a rimanere ferma qualche secondo con i canini in bella vista, aspirando a vuoto e guardando all'indietro? Beh, è tipico dei vampiri. Ed è un'altra ragione per la quale li detesto. Insomma, sono lì a farsi i fatti loro, arriva qualcuno e... Hai degli idioti! O da fine pranzo calabrese quando non sei abituato. Ashley scappa spaventata, la Mora se ne accorge e la insegue. Lingua chilometrica e occhi da serpente? E certo, è una vampira! No, aspetta. Sì? Linguone e occhi da serpente? Che diavolo è sta roba? Non ci sei arrivato? Pensaci bene. Lingua lunga, occhi da rettile, mangiano topi. Cosa ti viene in mente? Che ne so, Donald Trump? Scusa, credo che ci sia stata un'interferenza. Comunque mi riferivo ai Visitors, ricordi? La serie televisiva degli anni 80? Quella là. Probabilmente il film cerca di rendere omaggio a... Ma non erano alieni? Scusa, ti sento lontano e la linea è disturbata. I Visitors. Se è così è un omaggio davvero fuori luogo. Credo sia meglio sorvolare sulla questione. Allora, Ashley ritrova Wesker e da brava giovincella un po' spaventata che vuole evitare doppi sensi o incomprensioni, lo trascina in bagno. Allora, vorresti dirmi come ti chiami? Hai ragione, Ashley. Oh, alla buon'ora. Ma allora è davvero il suo nome? Scusa, non l'avevi letto su internet? Ma certo che no, non ci avevo voglia, ho detto un nome a caso. Quando sono andata a prendere la cassetta del pronto soccorso, ho visto qualcosa di molto strano. Strano quasi come Michael Jackson? Spiegheresti il terrore nei suoi occhi. Di certo, battute del genere non aiutano a calmarsi. Vediamo come si evolve la faccenda. Vorresti farmi credere che la ragazza all'ingresso è... È un... Un vampiro. E se ne va. Legittimo. Il vantaggio di essere cresciuto in una fattoria è che le balle le riconosci dall'odore. E se era davvero Michael Jackson, che faceva? Per un mostro sacro del genere io avrei chiesto l'autografo. E se era il Michael Jackson indiano? Scappavo, a gambe levate, senza voltarmi indietro. Gollimar! Nel frattempo la DJ ha adescato l'asiatico che a quanto pare è imparentato con Wesker, infatti... Questo pezzo dura 11 minuti e 17 secondi. Sto cercando mio cugino Jeff. Ah, è Jim. Sono occupato! Ma quello è mandorlato e quell'altro è mascellato! Come fanno a essere parentosi? Niente di impossibile, piuttosto deve trovare suo cugino in un locale pieno di gente e lo cerca proprio nella sala della console, ma seguendo quale logica? Guarda, facciamo finta che lo stia cercando da 3 ore filate, ok? Allora, si torna nuovamente ai flashback e quindi alla stanza bianco coma. Ma come cavolo si fa a dormire da seduti con così tanta luce? Vero, c'è da perdere la ragione. Ricorda i paesaggi innevati del nord Europa, dove il tasso di suicidi è incredibilmente elevato. Nessuno ti ha chiesto nulla, grazie. Lynn è inspiegabilmente libera, sicché cerca di filarsela, ma... Lynn. Non stai cercando di lasciarmi, vero? No. E rieccoci nel presente. Io non ci ho capito niente, insomma, perché quella cosa della tizza libera che viene beccata? Probabilmente lo scopriremo, spero. Ci lasci così presto? Sì, vado via. Questo posto non è adatto per una come me. Capirai, solo perché girano beveraggio gratis, risse, droga, mostruose donne serpente che non si riflettono sulle superfici. Tua sorella, io, Roxy, Brigitte e Buzz... Aspetta che mi segni i nomi. Roxy, Brigitte, Buzz. Buzz? Sì, perché? Come quello di mamma, ho perso l'aereo. E non dimenticarti di scriverti anche tua sorella e io. Non sogno su nome, sei idiota. Scusa, ho capito solo l'ultima parola. Noi siamo... Vampiri! Oh,
funziona. Ed ecco la terza ragione per la quale detesto i vampiri, gli stereotipi stupidi. Cioè, temono le croci, ma non solo i crocifissi, proprio qualsiasi tipo di croce. Un vampiro nella vita reale sarebbe tipo... Messa alle strette durante la fuga, Ashley finisce per cascare da una ringhiera, ma... Impressionante. Già, ben riflessi. Non mi riferisco a quello. Insomma, la ragazza sta per cadere e tutti in pista se ne accorgono nonostante l'ambiente buio quanto l'interno di una bottiglia vuota, rivestita di nastro isolante, seppellita sottoterra. È la cosa più buia che ho mai sentito. Credo sia arrivato il momento di parlare. A soli 43 minuti dall'inizio del film, ma no! Che? Sì, hai capito bene, hanno dedicato tre quarti d'ora al nulla più assoluto. Una stanza bianca, un rave e dei drink gratis. E quando è che succede qualcosa? Speriamo presto. Intanto Wesker è al parcheggio quando... No, ma quello è Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas? La menzionava! Lorenzo Lamas y de Santos, il muchacho de Renegade. Pronto? Lorenzo Lamas. Sì, è Lorenzo Lamas. Ma tu piuttosto chi sei? Pronto? Ok, in questo film c'è Lorenzo Lamas, accettiamolo e basta. Allora, Reno stende il ragazzotto di campagna perché... non lo so. Quindi da bere gratis per tutti? Il conflitto si è svolto nel parcheggio, credo non valga. Parallelamente partono gli spiegoni alla giovane Ashley. Anche tu sei un vampiro? No. Non esattamente. Non esattamente? Che diavolo significa? Vuoi vedere che ora lo dice? Dice cosa? Che sono visitor. Sinceramente, ne dubito. Significa che noi non siamo esattamente dei vampiri. Diciamo che siamo il gradino prima. Ci chiamano Trals. Trans? No, è Trals, anche se si pronuncerebbe più tipo Trolls. Significa schiavi. Ma non è pure quello di World of Warcraft? Sì, ma non credo c'entri molto in questa storia. Il fatto curioso? Che Trals è anche il titolo originale del film. E chi ha di curioso? Che in Italia è stato comunque ribattezzato Blood Angels. E vabbè, perché non tutti gli italiani parlano in inglese? Genio, guarda che Blood Angels è comunque in inglese. Come esportare in America, che ne so, Il Bosco Fuori e reintitolarlo Sangue e Cliché all'Italia. Titolo decisamente più veritiero dell'originale. Piuttosto, quali sarebbero le differenze tra vampiri e trolls? Sentiamo. Succhiamo poco sangue solo per sopravvivere. Già, questo fino a quando non li trasformate in vampiri. Non è vero, non succede. È una cosa che non possiamo fare. Del resto non possiamo neanche volare. Sì, ma sanno recitare. Le cose divertenti non possiamo farle. Che schifo. Ha dimenticato di citare, impara istantaneamente a combattere come un marzialista professionista, ma andiamo avanti. Che cosa ti è successo, Leslie? Si chiama Jones. Non credo, Reno. Parla di Lamas Reno! Sì, ma vediamo se ho capito. Allora, c'è questo vampiro, Jones, che ha adescato e trasformato in Trals queste ragazze allo scopo di imprigionarle e... E? Sì, manca un tassello. Risolviamo subito. Che c'è? Perché Lamas ha rapito e trasformato le protagoniste? Insomma, a che scopo? Nel film non viene spiegato, ragion per cui possiamo solo tirare qualche ipotesi. Mm-hmm. Tipo? Ma che ne so, forse si sentiva solo o non sapeva come arredare la stanza bianca. Ah, o forse per disfarsi dei topi. Ok, grazie. Aspetta, cancella questo numero, hai capito? Benissimo, allora. Da flashback salta fuori che durante la prigionia le protagoniste hanno messo le mani su... Che cos'è? Si chiama libro e si legge. Sta facendo un speedy pause. Necromanagot. Oddio, inascoltabile. Sì, ma come hanno fatto a entrare in possesso di un tomo così antico rimanendo segregate in una stanza? Scusa, e io che ne so? Anzi, sai che ti dico? Ora lo chiedo a... E lascerò un po' in pace a quella poveraccia. No, tranquillo, mica la sto infastidendo. Me l'avrebbe detto. Non chiamarla. Ok, allora stendiamo un velo pietoso sulla questione libro e andiamo avanti. Si chiamano Trals. Secondo le antiche leggende, sono esseri incompleti, metà vampiri e metà umani. E sono creature da compatire. Spettacolare, uno spiegone dentro un flashback avviato da uno spiegone. Mi sono perso. Il rito magico di Belial può trasformarle in perfette,
Perfette creature, invincibili e immortali. Vale a dire in... in vampiri. Quindi potranno fronteggiare qualsiasi croce... qualsiasi combinazione di rette perpendicolari senza impazzire? Notevole. Chi è Belial? Non è importante. Ecco... Io odio gli stereotipi, ma sono sicuro che molti qui potrebbero sbizzarrirsi con le battutacce sulle bionde. Battute? Io tengo solo aneddoti dei vita reali. Sì, bravo, e tieneteli per te. Ci sto. Contate su di me. Sì, ma dove avete trovato quel libro? No, devo per forza chiedergli perché, sennò qua... La smetta! Finito il rito, Johnson non potrà controllarci mai più. A me non mi sembra che sono controllati. Effettivamente anch'io non noto alcuna strana influenza dalla distanza, ma vabbè. Mi dispiace interrompere questo episodio speciale di vampiri e dintorni, ma c'è una rissa nel locale. Oh, bisogna offrire da bere a tutti allora. E Ashley non potrà godere dell'offerta free drinks. No, non se ne parla, tu non vai da nessuna parte. Cosa? Siamo state lontane per tanto tempo, non voglio perderti ora per via di qualche stupida rissa. Cioè, la porti in un rave party underground in mezzo a dei mostri succhiasangue, la inviti a girare da sola e poi questo, ma sei bipolare o cosa? Scusi, potrebbe lasciare le diagnosi a chi è veramente competente in materia? Insomma, è imbarazzante. Va bene, vai allora. È bipolare. Ma nel frattempo Larissa viene sedata, credo. Credo? Vediamo solo le protagoniste malmenare un tizio a caso in mezzo alla pista. Insomma, per quel che ne sappiamo, potrebbero anche averlo pescato a caso. Certo, per lo sconto beveraggine. Nel frattempo Lamas cerca di accedere al locale. Ehi, Elvis, devi fare la fila. Sono sulla lista dei VIP. Più delle meteore, visto che dopo Renegade e Beautiful sei praticamente sparito. Dimentichi Sharknado 3 e Mega Shark vs Giant Octopus. Sì, appunto, sto cercando di dimenticarli. Ok, puoi andare. Ma in quanto vampiro deve fare tutto quel casino per entrare? E io che ne so, vabbè. Si torna ad Ashley rinchiusa a chiave, alle prese con la porta che naturalmente... Grande! Non riesce a scassinare. Curioso, mi aspettavo il contrario. In genere in codeste pellicole sono tutti dei provetti topi d'appartamento. E qui invece i topi se li mangiano, hai visto anche tu, no? A quanto pare le sprovvedute protagoniste hanno lasciato la sorella di Leslie da sola con il Necrobalaton. Necromanaco. Quello che è. Comunque, vediamo se c'è una qualche antica formula sumera per aprire le serrature. No, ma scherzi a parte, che lingua morta hanno utilizzato per scrivere il tomo? Ma che schifo, al massimo avranno usato le penne. Deficiente. Il latino. Davvero? Un po' banale, ma almeno sono in grado di... Sì, sono più o meno in grado di decifrarlo. Eppure Ashley. Come sarebbe... Beh, è facile quando hai a portata di mano un dizionario inglese-latino, perché tutti girano con uno stramaledetto dizionario di latino in tasca, no? Belial. Roxy, ovvero la DJ, riprende l'adescamento ai danni del cugino asiatico di Wesker e... Area 51, sezione insabbiamenti, come posso aiutarla? Non scherzare, piuttosto, che diavolo erano quei... cosi? Ah, sei arrivata alla scena delle tenie giganti! Ma non ha senso! Cioè, che razza di potere è? A che serve? Sono parassiti o fanno parte del corpo di un troll? Se ci fai caso, la ragazza usa quella sua... particolarità per stendere la preda e nutrirsi. Se ci fai caso, stiamo parlando di vampiri con tenie giganti che escono dal petto. Se ci fai caso, stai cercando di interpretare una porcheria da quattro soldi con una locandina orribilmente photoshoppata che vanta un cattivo come Lorenzo Lamas. Pronto? Come ormai d'abitudine in questa disamina, suggerisco di... Sì, sì, sorvoliamo anche a questo giro. Allora, Lamas incontra Roxy. Ciao, Roxy. Ti sono mancato. Presumo che iniziano i problemi seri. Qualcosa del genere. Signore e signori, vi comunico che da questo momento in poi la festa può considerarsi terminata. Il tuo telefono faceva schifo! L'atmosfera si scalda quando Reno incrocia Vin Diesel. Chi ti dà il diritto di dare ordini? Tu me lo dai. Ok, che diavolo è quello, un pistone? Che ti aspettavi da quello di Fast and Furious?
Pensi di uccidermi con un proiettile? Certo che posso. Questa pistola è caricata con proiettili d'argento. Dunque, non è certo un lupo mannavo. A dire il vero, l'argento è una delle debolezze del vampiro incluse nelle credenze folcloristiche sul tema. Tuttavia, voglio ricordare... Perfette creature, invincibili e immortali. Vale a dire in... in vampiri. Tirando le somme, Lama se è un vampiro, Letral no. Quindi, in teoria, addio. Ottimo lavoro. Ci penso io adesso. Che schifo di mira! De che abili, idiota? È una traidora. Ebbene sì, Lin pare schierata dalla parte del cattivo. Controllo mentale? Staremo a vedere. Nuova evoluzione di trama. Cos'è questa pagliacciata? Ho una mia teoria al riguardo, ma attendo conferme. Come pensavo, è tutto un sogno. Un inutile sogno. Tutt'altro, serviva a svegliare il pubblico maschile che nel frattempo si era addormentato. E quello femminoso? Ma hai visto la locandina? Esatto, direi che è chiaro quale sia il tipo di pubblico sul quale punta il film. Possiamo proseguire con la trama, per cortesia? Sì, sì. Il baldo giovine capisce che forse Ashley non stava mentendo, quindi cerca di raggiungerla. Ma il malvagio servitore di Lamas, fino ad ora omesso per inutilità, cerca di impedirglielo e... la sceneggiatura Anna e Barbera. Manca solo Lamas che viene sconfitto con un pianoforte che gli cade sulla testa. È semplicemente fantastico. Ok, un CD glitterato. Insomma, un allegato a cioè. Per forza, tutto quello che è glitterato è allegabile a cioè. Come hai potuto farci questo? Il discorso è semplice. Ero stufa di essere una schiava. Come loro, quindi potevi attenerti al piano originale e condurre il rituale. Un piano sicuramente più solido del mi fido del cattivo pronto a rinnegare la parola data. Pensateci un momento, non vi siete accorti che è stato tutto troppo, troppo facile, eh? A dirla tutta, un pochino sì. Riflettete un attimo. Trovate il libro, scappate dalla vostra prigione e organizzate una delle feste più grandi dell'anno. Ehi, questo mi frega il lavoro! Vi siete mai chieste da dove potesse arrivare tutta questa montagna di soldi? No, aspetta un attimo, cioè... queste qui vedevano soldi sbucare fuori dal nulla e non si sono mai chieste da dove... Da bevevaggio offerto! Non voglio pensarci. In ogni caso, Lamas scopre che Leslie ha una sorella e... di conseguenza vuole riservarle lo stesso trattamento che concede a tutte le donzelle. Anche se ancora non ho capito il perché. Forse colleziona gente da trollizzare! Comunque noi siamo in tre e lei è da sola. Questo significa che mi servono tre pallottole. Ok, mettiamo caso che le pallottole d'argento possano uccidere i vampiri e derivati a colpo sicuro. Non proprio a colpo sicuro, ma... Va bene così. Allora, hai la pistola in mano. Fredda Jones, fate sto rituale. Insomma, vincono tutti. Peccato che la muciaccia sia rubia. Insomma, bionda. Falla finita con sta storia, grazie. Ma il ragazzo di campagna che fine ha fatto? Wesker sta entrando di straforo nel locale tramite i condotti di aerazione. Insomma, non mi pare che la porta d'ingresso sia chiusa a chiave o... Non lo so. Comunque Albertone sorprende Ashley alle prese con Reno. Non mi serve un altro padre, uno è stato sufficiente! Oh! E lo ferisce con la croce. Perfette creature, invincibili e immortali. Vale a dire in... in vampiri. Comincio a pensare che questo necrotalamon sia pieno di idiozie. È necromanaco. Sì, quello che è. Country boy piove dal cielo stendendo il cattivo. Ma che? Sì, lo so, è ridicolo. E aiuta Ashley a fuggire. Peccato che stiano scappando da un vampiro, non da un esattore delle tasse. Dove sta la differenza? È implacabile in egual misura. Si è trasformato in un brutto effetto speciale. Questo accade quando assumi come addetti agli effetti speciali una squadra di attempati giardinieri umani. Più o meno. Comunque le ragazze iniziano una discussione mentre il giovane Wesker contiene da solo la super forza di un vampiro arrabbiato come una iena. Anche se in teoria potrebbe buttare giù porta e campagnolo con un dito. Insomma, se può fare questo... Lasciamo perdere, va. Meglio, sì. Lin vi ha detto che vi avrebbe trasformate in vampiri. Non accadrà mai. Il rito non serve a questo. Ma non mi dire. Quindi a che serve? Guarda, la butto lì. A evocare Belial?
Baby Hull è un demone incredibilmente potente. Chi riesce a risvegliarlo è in grado di controllarlo in potere. E Johnson sta cercando di fare questo. Ma poi, scusatemi tutti, si chiama il rito di Baby Hull. Cosa vi aspettavate? Appunto, sono d'accordo. Vabbè. Allora, il servo quasi inutile di Lamas azzittisce la bimba della casa nella prateria. Ma Hugh! No! Ashley! Mentre il cattivo giunge in loco scomponendosi in mille ragni, passando sotto la porta e ricomponendosi qualche minuto dopo. Preferivo il pipistrello brutto, era più divertente. Ti disturbo, forse? No, Ciccio, è inutile che fai il bullo adesso, insomma, perché non hai buttato giù quella stramaledetta porta un minuto fa? Forse le porte sono il suo punto debole. Dopo le croci d'argento, l'acqua santa, il sole, i paletti di frassino nel cuore, l'aglio, le chiese, le preghiere, Paolo Brosio? Brosio. Ed ecco perché mi chiedo come si fa a considerare un vampiro una minaccia. Vabbè, allora, in ogni caso, Lamas recupera il libro. Questo è il suo libro, maestro. Molto, 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 molto bene. È quasi mezzanotte. È l'ora del demone. Quindi, fin dall'inizio, lo scopo di Lamas era quello di evocare Belial sotto il suo controllo. Centro assistenza per ritardati, come posso aiutarla? Senti, c'è questo tizio che ha delle schiave, ok? Allora, le lascia scappare di proposito con un libro preziosissimo, finanzia le loro feste, quindi torna a riprendersi tutto. La domanda, perché l'ha fatto? Beh, immagina di essere lui, sei antico come il peccato, sei ricco da fare schifo, ti annoia a morte, insomma. Ah, quindi dice che ha organizzato il tutto solo per ravvivare le sue giornate? Precisamente. Vedi che se ti applichi ci arrivi? Fa un po' pena come giustificazione. Ne hai una migliore? E non chiamarmi più! Roxy, o almeno mi pare si chiamasse così, mette il CD glitterato nella console da DJ e dà vita a uno show di luci pentacolose. Magari è scritto così sul libro! Certo, riportato in latino, è necessario utilizzare un laser show inciso su CD con la seguente composizione di forme e colori, ma per favore! Parallelamente, i buoni discutono sul cosa fare per salvare Ashley. Vampirizzatela! Non possiamo trasformare le persone in vampiri. Però non ci avete mai provato. Jones diceva che... Non mi interessa. Non è una persona di cui fidarsi. Nulla da dire, il discorso non fa una piega. Cioè, è difficile dare credito a uno così. Veni, Belial, et tibi complace a tesse per socios tuos. No, così non rende molto. Io direi più... Mecum in nomine patris, potentissimi in nomine filio sapientissimo. Molto meglio, decisamente più da laser show. Riesce a rendere ancora più patetico ciò che lo è già di suo. Sì, è il mio superpotere. Leslie cerca di vampirizzare la sorella mentre... Et benedice illiut Belial. Oh no, stai evocando il Paint 1.0! Roxy stende la traditrice con una facilità impressionante. Ma potrebbe essere troppo tardi, giacché direttamente dagli inferi giunge... un pterodattilo! Mi manca Jurassic Park! Che Eva del 1993 e questo film è del 2005. Seriamente, non è solo una questione di budget, cioè, siamo di fronte all'incapacità più totale. Si sono rivolte dei novellini del settore, altrimenti non mi spiego come... Sì, Beliale è brutto, abbiamo capito. Avanti! Ok, ok, allora. La mora viene nuovamente sopraffatta da Lynn. Questo perché non si comporta in maniera intelligente. Perché, scusa, che doveva... Prendere il ferro e sparare alla muchacha. Sì, te lo concedo, era la cosa giusta da fare. Comunque Roxy non demorde e con un ultimo sforzo sfascia la console, rovinando così il laser show. No! 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 Ecco fatto, niente Belial. E ora? Niente, si continua a scadere nel prevedibile. Mi avevi promesso che noi due avremmo regnato fianco a fianco per l'eternità. Le persone cambiano. Ma i vampiri sono persone! No, non credo. Argomento chiuso, questo non è un talk show. Ho ancora un affare in sospeso di cui mi devo occupare. Lascia stare, prendi me. Ok, ok, allora, se fosse una commedia demenziale... Lascia stare, prendi me. Ci sto, affare fatto. Peccato che più che una commedia sia solo demenziale, quindi... Non mangio carne nutrita al popcorn.
Ma a questo punto, qual è l'utilità di quel personaggio nella storia? Wesker? Niente, è là per prenderle basta. Riformulando la sua domanda ed entrando più nello specifico, come sarebbe il film senza questo ragazzotto? Direi più corto, quel ragazzo è un riempitivo vivente. Comunque, Lynn inciampa addosso all'inserviente di Lamas e si uccide da sola trafiggendosi col coltello che questi teneva conficcato in petto. Non lo so, non fate domande, non ci capisco più niente. Allora, intanto Lamas promette mazzate alle ragazze, ma non ha ancora fatto i conti con Neo Ashley. Hai voglia di divertirti un po'? Che, trasformata in vampiro e non in Thrall, ha assunto il potere dei capelli sciolti. E quello del vestiario Gothic Dark. Ma i Thralls non possono volare. Lei non è un Thralls, è un vampiro. Ma ha detto trans? No, ha detto... Lei non è un trans. Ok, ha detto trans. Cioè, quindi è ufficiale. I mezzi vampiri possono trasformare le persone in vampiri al 100%. Strano, non risponde. Accidenti, che mistero, chissà perché. Vabbè, continuano le assurdità. Da una parte un vampiro secolare, dall'altra una vampira da 60 secondi. Chi vincerà? Mi sembra logico. Che porcata. Benvenuta tra noi, sorellina. Ok, ma perché adesso conosce anche le arti marziali? Cioè, da quando le arti marziali sono un superpotere e non una disciplina acquisibile con lo studio, la costanza e l'esercizio? Come in Matrix! Conosco il Kung Fu. Così quel diavolaccio di Lamas assume la sua forma più potente, ovvero quella del pipistrello brutto, e attacca le protagoniste a tradimento. Ed è abbastanza stomachevole, insomma è pur sempre un topo con le ali. Coraggio, Jones! Le hai già assaggiate? Non ti va un po' di carne fresca? Tecnicamente incorretto. Insomma, è morta e... Lascia perdere, meglio. E quella spada da dove... Non ha importanza. Reno è ancora vivo. Cioè, morto. Cioè, allora, non morto, ma ancora in attività. Sì, dovrebbe andare. Una di voi potrebbe... provare a tirare fuori questa maledetta spada dal mio corpo? Ma questo è un coglione! È scemo! Deve essere un demente! Ma sei cretino? Oh, grazie. No, sono tutti fuori di testa. Ed eccone la prova. Lamas cerca di contrattare le percentuali di guadagno sulle entrate del locale giustificando il fatto con un in fondo l'ho finanziata io questa cosa. L'80 e il 20. L'80% a me. Facciamo... 70-30. Principiante, sempre partire dal siento. Che ne dici di dividere tutto in 5 parti? Sì, ma è tutto inutile, poiché i vampiri sono... perfette creature, invincibili e immortali. Stacco di scena. Le tre rimaste in piedi e l'inutile canottierato escono dal locale, quindi... Grazie. Grazie di tutto. Ma grazie di che? Di aver preso delle botte? Di aver bevuto gratis? Di essere entrato di straforo tramite il condotto di aerazione? O di aver tenuto chiusa una porta per niente? Perché non vieni insieme a noi? Potremmo avere bisogno di una mano in più per gli affari. Qualcuno che si occupi delle questioni durante il giorno. Annaggia, è dire che quello sperava di diventare un vampiro. Ammirate quella smorfia di malcelata delusione, poveraccio. E poi, immagina di vivere in mezzo a un gruppo di mostri che si nutre di sangue umano, e tu sei umano. Scappa, campagnolo, che quelli ti vedono come una dispensa. No, non è una buona idea, questa è roba da ragazze. Ma che mazza di scusa sessista? Io sono d'accordo con il canottierado. Forse è venuto il momento di entrare in contatto con la mia parte femminile. Quindi le segui? Ma che ne so, spero che se lo mangino. Il film è finito. Prima c'è una parentesi comica. Allora, spaesato, l'asiatico esce dal locale. Ma dove va? Svenuto da qualche parte. Comunque sente un rumore e incontra... Allora, puoi stare attento.
Guarda che non c'è niente da ridere. Cioè, questo qui non sa nulla di vampiri, mostri o roba del genere. Così vede una testa mozzata che parla e si mette a ridere. Beh, è un chiaro segno di stress nervoso che conduce a... Il film sta per finire, quindi sta zitto. Posso darti dei soldi. Posso darti il potere, se vuoi. Così viene aiutato a riassemblarsi prima dell'alba e non chiedetemi come dice di poterlo fare. Ma il tizio in mutande non ha paura di essere fatto a pezzi dal tizio a pezzi. È un idiota, che ti devo dire. Ah, titoli di coda. Blood Angels è un film inutile, stupido e a tratti quasi offensivo. Poggia le basi su una teoria sbagliata. Per soddisfare un pubblico maschile è sufficiente puntare delle luci su qualche bellezza. In poche parole, di una superficialità rara. I contenuti sono più adatti a un cortometraggio da 20-25 minuti. Insomma, pensateci bene, cosa succede per la maggior parte del film? Niente! Appunto, poi personaggi male caratterizzati gettati in quella che sembra una vera e propria competizione, una gara chi è più inutile. E Wesker vince a mani basse. Alla fine era tutto un piano del cattivo per evocare Belial. Certo, poteva tranquillamente prendere il libro e effettuare il rituale comodamente nel salotto di casa sua, ma no, lui deve liberare le sue schiave, far trovare loro il libro per... Non voglio neanche spendere un'altra parola sulla questione. Le protagoniste poi sono stupidissime, non si pongono domande, agiscono sul momento e risolvono tutto con la violenza. E i drink gratis. I vampiri poi sono dei rettiliani pieni di debolezze. Gli effetti sono decisamente speciali. In compenso i buchi di trama fioccano che è un piacere. Segnatevi il titolo, Blood Angels, e schivate la visione di questo abominio con tutte le vostre forze. Penso non ci sia altro da dire, anzi, forse ho parlato fin troppo. Fagio, e por le donazioni mirate in descrizione. Esattamente. Orbene, può far baffo. Alla prossima!